Io ho iniziato a frequentare la Lega del Filo d'Oro nel 1969 come volontaria e ho iniziato andando casa per casa a chiedere i soldi per la Lega del Filo d'Oro. Quello che mi ha affascinato e quello che credo che mi ha guidato fino adesso è quello di dire che si può. Cioè è un po' andare sempre oltre, sapere che dobbiamo gettare un sasso oltre perché c'è la possibilità di fare, questo è quello che mi prende sempre. Sono Patrizia Ceccarani, direttore tecnico scientifico della Lega del Filo d'Oro. La mia sede principale è ad Osimo, al centro nazionale. Parlando di 60 anni fa, 50 anni fa, è logico che la società non era così pronta o non era disponibile nemmeno tra virgolette, no? E quindi le persone, non avendo servizi, non avendo occasioni, erano isolate. La forza della Lega del Filo d'Oro è quello proprio di permettere alle persone di crescere, di sviluppare le abilità. I bambini, le persone hanno delle potenzialità, però il loro mondo di disabilità sensoriale ed altro li tiene chiusi, quindi dobbiamo trovare il modo di tirar fuori quel capo del filo d'oro. C'è questa attenzione nel entrare veramente in una relazione, un'empatia, perché ci deve essere subito un'empatia alta, forte, e poi di andare dietro a lui o a lei e quindi dire ok, c'è questo, forse è poco, forse niente, però forse c'è qualcosa, incominciamo a interagire e quindi a farci accogliere ed accoglierlo. L'operatore, soprattutto del diagnostico, è molto attento a osservare tutto, il bambino e tutto l'ambiente, e magari si accorge che invece è attratto da un fascio di luce e quindi anche quel fascio di luce può diventare uno strumento per entrare in relazione, per chiedere un qualche cosa, no? Quindi a iniziarlo a portare a una scoperta del mondo esterno. Per me la Lega del Filo d'Oro, diciamo, è stato ed è tuttora una parte importante della mia vita, quindi non l'ho vissuta solo a livello professionale come lavoro. Mi ha dato tanto non solo professionalmente ma emotivamente e anche a livello affettivo. Ci sono strette relazioni con i genitori, con gli utenti e quindi è una vita piena, dedicata, non so poi se ho dato più io o ho ricevuto di più da queste persone. È difficile dire cosa uno lascia, nel senso cosa uno ha provato, no, a fare, ha provato a lasciare. Sicuramente il credo nelle persone soprattutto con sordo cecità e pluriminorazione, e che tutto è possibile, che è fattibile, e in qualche modo basta volerlo. Il mio sogno nel cassetto è quello che in futuro veramente le persone con sordo cecità e soprattutto con pluriminorazione e i loro familiari veramente possano avere una vita piena o degna, come si dice, perché è così, la vita va vissuta sempre.